Sempre lasciando per un attimo la questione San Nicola. E migliorarsi in che senso? Migliorarsi dal punto di vista anche delle strutture, del comfort, anche dei ricavi. Ma noi siamo all'anno zero, quindi c'è da lavorare tanto, tantissimo, rimboccarsi le maniche tutti quanti, e nella consapevolezza che abbiamo comunque un nocciolo duro di tifosi, di utenti, di Baresi che ci danno una forza, una vigoria non comune per poter raggiungere questi obiettivi in maniera veramente rapida. Presidente, è imminente la pubblicazione del bando per la gestione del San Nicola, si va verso i 5 anni, lei ha definito il bando una follia in riferimento anche ai ricavi e ha dato una notizia importante, stiamo preparando una manifestazione di interesse per acquisire l'area del San Nicola, ha detto non è una speculazione, non possiamo più perdere tempo, è una svolta. Allora, facciamo precisazione, io ho detto che ipotizzare 5 anni è un investimento che si basi su questi presupposti è una follia, non dico che il bando è una follia anche perché non lo conosco, quindi lo leggerò. Nella logica di un bando di quinquennale avrà sicuramente dei connotati di fattibilità, altrimenti non sarebbe stato ipotizzato. Nella nostra logica, quella di cui parlavamo in questo convegno, sarebbe fuori luogo pensare da parte nostra di partecipare a questo bando. Per quanto riguarda la manifestazione di interesse, io guardi, non so se questa può andare in contraddizione a quello che è in antitesi a quello che è stato ipotizzato con questo bando, se uscirà, perché onestamente ne sento parlare da qualche mese, ma non ho visto ancora nulla. Io non appena sarò pronto, penso per fine mese dovrei farcela, sulla base di quello che qualche studente di primo pelo, quindi molto ingenuamente, ha già detto poco fa, c'è una legge dello Stato, la 147, che ci consente quantomeno di ipotizzare l'utilizzo di un'opera pubblica che si chiama stadio, che necessita di una rivisitazione completa. Quindi lo farò, penso che sia una cosa giusta e opportuna per me, per la città, per i nostri tifosi, presentarla. E ovviamente ribadisco il concetto dei tempi, noi siamo una società sportiva ma sempre una società di capitali, deve fare profitto, se non facciamo utili, se continuiamo a perdere, poi andiamo in crisi e andando in crisi non si raggiungono i risultati sportivi, quindi lo faccio perché la rapidità di questo investimento ha un'influenza notevolissima nella risalita della nostra città, della nostra squadra, del ranking italiano, almeno quello italiano. Ecco, Presidente, si può dire però, lo stigmatizzavo qualche secondo fa, che questa vostra idea va in qualche modo in contrasto con l'attuale idea dell'amministrazione comunale di Bari, come se ne esce, ecco, per evitare che se ne esca con le ossa rotte nell'interesse del Bari, della società e della città ovviamente? Guardi, io ritengo che il proprietario, che è il Comune di Bari, può gestire i beni della sua proprietà come vuole, può gestire e può far gestire. Se questo bando ha un fondamento, ripeto, non conosco, io non lo conosco, ha un fondamento economico di utilità per il Comune di Bari, io sicuramente non sono dell'avviso di andare a fare il terzo incomodo, cioè se il Comune di Bari può guadagnarci dando in gestione questo stadio lo faccia. Io troverò un'altra località, spero a Bari, in caso contrario ci sarà un'altra città. Quindi nel caso Presidente non partecipereste voi a questo bando? Ah, in questa logica, paradossalmente stasera il professore qui presente ha tirato fuori dei numeri, degli esempi, dai quali, anche se non li avessi pensati prima, non posso dissociarmi. Il fatto che la forza di tante società, addirittura che militano in Grenoble, abbiamo visto, in categoria militanti, è lo stato di proprietà. Quindi se per assurdo non l'avessi pensato, e purtroppo l'ho ammesso, ho pensato a questo quando ho investito nel Bari, quindi acquisire un asset nella proprietà di FC Bari,
non è obbligatorio farlo dove si trova il sanitore, quindi penso che non si tratta di essere critici piuttosto che contrari a certe scelte. Se il comune trova la sua convenienza nella San Nicola, io no, mi faccio da parte e giocherò da un'altra parte. Al rischio poi